Grazie Presidente, riteniamo che la maggioranza voterà favorevolmente a questa mozione perché condividiamo in pieno lo spirito del testo. Faccio presente che noi ci stiamo adoperando per mettere in campo delle azioni che tutelino i lavoratori, a cominciare dai nuovi autobus che hanno delle cabine protette, ma non solo. Per esempio, è iniziata una campagna di pubblicitaria sugli autobus di ATAC che informa la cittadinanza circa i reati che vanno incontro qualora dovessero agire a parole o con azioni contro gli autisti. Sappiamo inoltre che questi cartelli non sono sugli autobus di Roma TPL. A brevissimo questi cartelli verranno portati anche sulla parte del trasporto privato, perché ovviamente il problema è unico in tutta la città. Ci rendiamo conto che su un tema del genere bisogna davvero mettere in campo tutti gli sforzi possibili per far sì che vengano tutelati i lavoratori. Le azioni che stiamo mettendo in campo probabilmente non saranno, come dire, risolutive, però c'è l'impegno di questa, maggioranza e amministrazione a far sì che si affronti seriamente questo tema. Pertanto la maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta di mozione. Grazie.